La Rocchetta Mattei è edificata sulle rovine di un medievale castello matildico. Deve il nome al conte Cesare Mattei, che la fece costruire a partire dal 1850. Già nel 1859 vi si insediò con la sua corte e vi rimase fino alla sua morte, continuando a modificarla ed ampliarla. La costruzione fu conclusa dagli eredi. Dopo la morte del figlio adottivo Mario Venturoli, passò di mano in mano fino al degrado e abbandono. Nel 2005 viene acquistata dall'associazione Carisbo, che ne cura un completo restauro. Ne affida la gestione al comune di Grizzana Morandi e nel 2015 riapre al pubblico. Oggi è meta di molte visite e viene anche affittata per eventi di varia natura. È stata set cinematografico di film famosi. Costruzione bizzarra. Presenta vari stili, dal medievale al moresco, il preferito dal conte, al liberty. È un intreccio di scale corridoi, stanzette, saloni. Spesso i materiali sembrano ciò che non sono. Arcate che sembrano di sasso o marmo sono invece di leggerissimo legno. Soffitti che paiono di legno traforato sono di tessuto. Pareti che sembrano ricoperte di damasco sono solo dipinte. Dipinti che paiono mosaici ma non lo sono. Scale e ringhiere che sembrano di legno sono di calcestruzzo. Altri soffitti che paiono di legno sono invece di carta da giornale pressata e colorata.
Dopo la morte per tumore della madre, il conte perse fiducia nella medicina tradizionale. Si dedicò allora allo studio e ideazione di una medicina alternativa, l'elettromeopatia. A base di erbe, ma ancora in parte sconosciuta, divenne di fama mondiale con ben 107 punti di distribuzione dei prodotti elettromeopatici in tutto il mondo. Questa terapia è citata nel romanzo I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Il conte visitò e curò personaggi illustrissimi, ospitandoli in rocchetta o nei villini circostanti fatti costruire apposta. Con la sua attività e costruzioni continue diede lavoro per tanti anni alla popolazione della vallata. Questa stanza pare fosse lo studio e ambulatorio, due spazi divisi da una tenda rossa. È per questo chiamata la stanza rossa. Questa torretta si ritirò negli ultimi anni della sua vita ossessionato da paure e manie di persecuzione. Le spoglie riposano per suo volere in questo prezioso sarcofago di maiolica, ideato e commissionato da lui stesso poco prima della morte.